Buongiorno, oggi vorrei presentare il nuovo libro di Eugenio Zini, alias Catewan Zifor. Questo libro, intitolato Il barone di Vanella, è una raccolta di poesie inedite della casa editrice Bertoni. Perché questo titolo? Chi è il barone di Vanella? Beh, È un personaggio inventato o reale? il barone di Vanella è un personaggio realmente esistito che si chiamava Vincenzo Errante. Fu magistrato, patriota siciliano, animato da spirito liberale, partecipò all'insurrezione del 1848, venne poi esiliato dai Borbone e dopo la spedizione garibaldina divenne senatore del Regno d'Italia dal 1861 alla sua morte. Ma dimmi, come ti sei accostato a questo poeta pressoché sconosciuto del XIX secolo? Beh, allora è stato proprio per caso, perché in una bancarella di libri usati mi è capitato tra le mani un libretto che da varia è molto modesta, sembrava quasi un vecchio quaderno. E poi ho cominciato a sfogliarlo e ho scoperto dei versi che mi hanno colpito per la loro intensità espressiva. Poi facendo ricerche su internet, delle due raccolte, I misteri dell'anima e In convalescenza, non ho però trovato traccia. A quel punto mi sono reso conto che forse avevo in mano l'unico esemplare e a quel punto ho desiderato approfondire meglio la conoscenza di questo poeta e poi così condividerlo con i lettori. Quindi è un poeta siciliano che ha scritto opere in lingua italiana. Sì, è scritto opere in lingua italiana, figurano ad esempio Carmi e Tragedie, però ha scritto anche alcune poesie in lingua siciliana, che poi ho riportato nel mio volume con un testo a fronte in italiano. Beh, adesso è bello e ascoltiamo un assaggio delle due poesie. Dalla poesia alla luna. Desiata del ciel, bella regina, quando tu manchi l'anima sospira. Ti cerco invano al monte, alla marina, ovunque gli occhi innamorati gira. Tu spunti alfin falcata e cristallina, a te vicino Espero s'aggira, poi cresci e spargi un'estasi divina, dove tuo sguardo argenteo si mira. Perché scemi e ritardi ad ogni sera la tua venuta? Dimezzata e monca, inferma d'etisia, sembri alla cera. Al par di te la speranza avviene, che quando giunge al suo rigoglio è tronca, il mal s'accresce e si dilegua il bene. Dalla poesia Amore. Più leggiadro fra tutti è primo amore, più gioiosa la primiera rondinella. Il luccichio della primiera stella, il dubbioso apparir del primo albore. Il primo premio più rallegra il cuore, la prima festa sembra la più bella, ne s'oblia la mistica favella, il palpito gentil del primo amore. Quando s'ama, s'adora e non si dice, gli sguardi nel parlar si tengono bassi, chieder si teme pur d'esser felice. Ma sia che s'allontani o s'avvicini, si conoscono da lungi i noti passi, il pronto impallidir, gli occhi divini. Ecco, il poeta parla della luna, parla dell'amore. Quali sono le tematiche che l'autore affronta nelle sue poesie? Vincenzo Errante dipinge spesso con le sue rime la scena dove egli visse e operò. Al centro pone se stesso, con espressioni in uso del tempo, e intorno pone delle figure di personaggi famosi, di altri che gli servono da contrasto, ad esempio uomini, donne, bambini. Lo sfondo varia da un paesaggio agreste e bucolico e a un mare in tempesta, come quello che travolge la barca guidata dalla Speranza. Altre sono ambientate all'ombra di alti cipressi di un cimitero di campagna o sulle urne dei grandi che hanno fatto grande la storia d'Italia. Si può dire che la sua poetica abbia un'essenza romantica, permeata di pennellate neoclassiche, che sfociano nella passionalità e in una forza sfrenata del sentimento, nella commozione interiore. E di fronte ad ogni vicenda della vita. Eugenio, ma che cosa ci dice a riguardo della metrica e dello stile?
Beh, la sua metrica è molto rigorosa. Dal punto di vista formale, il verso è in endecasillabi e il sonetto misto viene utilizzato, diciamo, nell'intera opera di Vincenzo Errante, del poeta, dove un lessico forbito e ricercato denota una perfetta padronanza della lingua, della composizione in rime, e anche nel dialetto palermitano. E egli utilizza ossimori e assonanze che sono usati con sapienza e abilità. Grazie Eugenio per averci parlato. Grazie a voi, il Barone grazie di Valella. A voi della collaborazione. E mi raccomando, vale la pena veramente leggere queste bellissime poesie, e colgo l'occasione per ringraziare ancora l'editore che ha voluto darci fiducia per questo nostro sforzo. A presto.